La Costituzione americana e le banconote francesi sono stampate sulla canapa, carta di canapa, non tagli alberi. Come è potuto succedere che una pianta dove si faceva tutto, tutto, ci si faceva vestiari, corde, si faceva, alcuni popoli ci mangiavano, il Nepal mangiavano i semi, facevano qualsiasi cosa. Oggi in Commissione Agricoltura abbiamo approvato una legge a firma 5 Stelle. Serve a rilanciare la filiera della canapa industriale. Immaginate che negli anni 40 noi producevamo più di quanto si produce ad oggi in tutto il mondo. Ma cosa ci puoi fare con questa canapa? Ci puoi fare le scarpe? Ci puoi fare i vestiti? Ci puoi fare medicinali? Ci puoi fare dei cosmetici? Puoi nutrirti con i semi della canapa? Puoi farne farina, olio. È un prodotto fondamentale, ha circa 50 tipi di utilizzi differenti. È stata boicottata per un pregiudizio errato. È stata boicottata a causa dei lobbisti. Succede che nel 1935 Hearst, il magnate, il grande magnate, il Murdoch dell'epoca, quello che faceva i giornali con i suoi alberi, scopre insieme a Dunlop, il più grande chimico, l'azienda chimica del mondo, scoprono il nylon. E Dunlop, quello delle gomme, DuPont, l'azienda chimica, cominciano a far sparire la canapa perché c'era il petrolio. Oggi diamo una spinta al settore della canapa industriale dandogli 1,5 milioni di euro per gli impianti di trasformazione. Oggi non è più bandita dai nostri territori. Sembra una piccola goccia nel mare. In verità è una reazione a catena, è una rivoluzione. È il motivo per cui il Movimento 5 Stelle è entrato nelle istituzioni.